Federico Trina è dottorando presso il nostro Ateneo in letteratura inglese e oggi infatti, per quanto non si tratti, se non sbaglio, di un autore al centro della sua tesi di dottorato, comunque ci offre un contributo dall'area della letteratura in lingua inglese. Infatti il suo intervento è intitolato La Shoah nella narrativa ucronica, Fatherland di Robert Harris. Prego. Condividere lo schermo con la mia presentazione, vero? Sì. Certo, sì. Ecco, non so se la vedete. Vediamo, vediamo. La presentazione. Ecco, spero che vediate bene. Ok, grazie mille al professor Castellari per la presentazione. Ma soprattutto ringrazio il professor Costazza per avermi permesso di partecipare a questa iniziativa che offre innumerevoli spunti e stimoli appunto per una riflessione anche sull'attualità. Come ha sottolineato il professor Castellari, io non mi occupo di ucronia e nemmeno di Shoah, ma mi sono occupato in passato di Harris, in particolar modo del suo romanzo Pompei. Conoscevo già Fatherland, quindi ho pensato potesse essere, si potesse ben prestare alla trattazione delle tematiche che vengono trattate appunto in questo convegno. Appunto, oggi vi parlerò della rappresentazione della Shoah e dei suoi perpetratori all'interno di questo romanzo ucronico. Romanzo ucronico che, come ricordo, gioca sulla parola il termine ucronia, gioca sulla parola greca utopia, utopos, luogo che non esiste, e rimanda a ucronos, un tempo che non esiste. Nessun tempo, oppure si definisce appunto romanzo allostorico, che deriva sempre dal greco allo, altro, ma anche alterato, quindi l'idea del tempo alterato. Passando alla rappresentazione della Shoah, appunto, dei suoi perpetratori, voglio iniziare con questo estratto, che all'inizio, è stato posto da Harris all'inizio di una sezione del suo romanzo. Ed è un discorso, ed è un estratto da un discorso di Himmler tenuto a Poznan il 4 ottobre del 1943, discorso che Himmler tenne di fronte a una platea di alti ufficiali dell'SS, in cui parla di Ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte, una pagina gloriosa della nostra storia che mai è stata scritta e mai lo sarà. E quindi c'è l'idea che la soluzione finale, la Endlösung, venisse portata avanti dai nazisti come una guerra sistematica contro la memoria. Ancora andando avanti, un altro estratto inserito da Harris all'inizio di all'apertura di una sezione di Fatherland, che sono le parole di un ufficiale dell'SS tratte da I sommersi e salvati di Primo Levi. Leggo: in qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l'abbiamo vinta noi. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà. Forse ci saranno sospetti, discussioni, ricerche di storici, ma non ci saranno certezze, perché noi distruggeremo le prove insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. Dirà che sono esagerazioni della propaganda alleata e crederà a noi che negheremo tutto e non a voi. La storia dei Laga saremo noi a dettarla. Quindi si può notare che sebbene i nazisti avessero perso la Seconda Guerra Mondiale, essi erano quasi sicuri di aver vinto la crociata antiebraica. Ma ciò non era vero. Già prima della fine del conflitto mondiale, le immagini che giungevano dai campi di sterminio con le pile di cadaveri scheletriti accatastati l'uno sull'altro fecero il giro del mondo. Negli ultimi decenni, il dibattito storico, filosofico e politico, ma anche estetico e letterario nel mondo occidentale, ha trattato la questione della memoria, perché c'è una profonda consapevolezza della civiltà occidentale nei confronti della Shoah come un evento cruciale che ha plasmato il mondo e la storia contemporanea come pochi altri hanno fatto. In questo senso, nel suo linguaggio e silenzio, saggi sul linguaggio, la letteratura e l'inumano,
Stein ha scritto che dopo Auschwitz la nostra concezione della storia, del linguaggio e della letteratura non può essere la stessa. Per quanto riguarda appunto la questione della responsabilità estetica nei confronti della soluzione finale, Theodor Adorno ha affermato «Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch». Niente poesie dopo Auschwitz, quindi, per il filosofo tedesco, perché l'idea che un qualsiasi piacere estetico potesse derivare dalle storie delle vittime avrebbe significato banalizzare in qualche modo e allo stesso tempo alterare e modificare la loro esperienza. Ma ciò non cancella la possibilità di poesia dopo Auschwitz, la possibilità di scrivere dopo Auschwitz, in quanto la sofferenza può e deve essere espressa e rappresentata. Per Celan la poesia dopo Auschwitz diffida del bello, ma cerca di essere vera. Se si passa invece a considerare le opere di prosa relative all'Olocausto, una delle più interessanti formulazioni su come esse possano rappresentare la Shoah viene offerta dallo storico Hayden White, il quale ha insistito sulla necessità di mettere da parte il realismo tipico del romanzo ottocentesco, enfatizzando da un lato il costante utilizzo da parte della storia di un linguaggio figurativo e dall'altro, affinché una storia possa essere raccontata, l'importanza dell'emplotment, ossia dell'intrigo, che introduce prospettive e interpretazione. Ciò chiaramente non significa mettere da parte il realismo nella narrazione della Shoah, ma implica che la nostra nozione di rappresentazione realistica deve essere rivista e ampliata per arrivare a comprendere esperienze che sono uniche nel XX secolo e per cui molti metodi di rappresentazione si sono dimostrati inadeguati. Da qui White arriva ad affermare che rappresentare la Shoah non significa distinguere tra fatti una forma specifica di narrazione e che richieda per forza un genere alto quale l'epica o la tragedia per la sua rappresentazione. Perciò si assiste a un progressivo rifiuto dell'idea che la Shoah debba essere considerata solo come un evento solenne, idea che invece è prevalsa nel corso degli anni fra molti studiosi quali il sopracitato Adorno. Se si considera l'approccio dominante della letteratura popolare in ambito anglosassone, si può notare l'opposizione tra il cronotopo Auschwitz rispetto alle tendenze, per così dire, più realistiche, che caratterizzano una metodologia più accademica e i cui sostenitori sentono la necessità di considerare la Shoah attraverso un approccio più scientifico, non accettando il fatto che i testi della narrativa popolare riescano anch'essi a trattare la questione della Shoah in modo efficace e preciso. All'interno della narrativa popolare britannica, i romanzi ucronici appunto allo storici che si sono andati diffondendo in modo particolare negli ultimi decenni, quindi indicazione di un mutamento profondo anche negli standard sociali, morali e di gusto, offrono una possibile visione alternativa della storia, il come sarebbe stato se gli eventi della guerra mondiale avessero portato a una vittoria della Germania nazista e quindi a una perpetrazione dei crimini contro l'umanità. Tali narrazioni sono il crescente modo in cui l'esperienza del Terzo Reich ha influenzato sia l'immaginario collettivo sia la coscienza collettiva inglese. Pubblicato nel 1992, Fatherland ha ottenuto un grandissimo successo commerciale di critica sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti d'America ed è stato la base per un film altrettanto di successo nel 1994. Esso ha inoltre provocato numerose controversie internazionali dopo la sua pubblicazione e rimane oggetto di polemiche fino ad oggi. Per quanto riguarda la Germania, posso dire che 25 case editrici tedesche si rifiutarono di pubblicarlo in traduzione tedesca. Esso fu infine, anche un po' ironicamente, vista la trama, accettato dalla casa editrice svizzera Huffmans e poi fu criticato appunto per il fatto che il successo che ottenne in Germania anche dovuto alla sua popolarità tra il pubblico neonazista. Ambientato nel 1964, Fatherland narra la storia di un vittorioso Terzo Reich che si sta preparando a festeggiare il Führertag, il 75esimo compleanno di Hitler. A un primo sguardo, l'immagine strutturale del romanzo, ossia l'imponente capitale di un vittorioso Terzo Reich che spadroneggia su tutta Europa, non è altro se non la proiezione dei sogni e dei piani architettonici di Hitler come vengono descritti da Albert Speer nella sua autobiografia Erinnerungen del 1971. Qua ho inserito due immagini relative alla Große Halle e al piantino della Nuova Berlino progettata da Speer. Quindi il potere e il controllo del regime totalitario sono incarnati nei giganti edifici celebrativi della capitale,
in quella sua forma materiale architettonica, proprio come accade per gli edifici del governo in 1984 di George Orwell. Nel terzo capitolo del romanzo, il lettore visita la città che Hitler sognava, proprio quando il protagonista, Xavier March, un detective con il grado di SS Sturmbannführer presso la Kriminalpolizei, detta Kripo di Berlino, accompagna suo figlio durante una visita guidata su un bus attraverso la struttura progettata per la capitale da Albert Speer, visibile anche da illustrazioni corredate di note nella prefazione alla versione inglese del volume. Qua c'è una sezione della grossa Halle che ho inserito. È osservata attraverso la lente satirica del protagonista e dell'autore, la città progettata per celebrare la potenza nazista entra invece nell'immaginazione del lettore più come un'enorme gabbia, una prigione che provoca claustrofobia. Tale senso di oppressione ricorda il processo di deumanizzazione, di annullamento, di annientamento, Vernichtung, che trova la sua forma di espressione più estrema nei campi di sterminio nazisti, e le cui vittime principali, ma chiaramente non solo, erano gli ebrei. Il romanzo ucronico di Harris, più che essere un'evasione dagli aspetti atroci del nazismo, è un serio tentativo di affrontarli. Tornando per un attimo allo sfondo controfattuale in cui sono ambientate le vicende, la Germania nazista ha sconfitto l'Unione Sovietica nel 1944 con un'offensiva decisiva contro Mosca. Ha raggiunto un accordo di pace con il governo inglese filonazista, sempre nel 1944, dopo che Winston Churchill ha lasciato il paese e si è rifugiato in Canada, ed è entrato in uno stato di guerra fredda perpetua con gli americani nel 1946, come conseguenza appunto di una minaccia nucleare da entrambe le parti. Sebbene la brutalità degli anni 40 avesse portato a una sorta di autoritarismo più mite del regime del vecchio Adolf Hitler, il nazionalsocialismo è ancora caratterizzato da esso e da inoltre da un forte espansionismo. Ed è interessante notare come, sebbene l'Europa descritta da Harris sia una continuazione del Reich e presenti differenti divisioni territoriali e distribuzioni di potere, essa ha un aspetto terribilmente assomigliante al paesaggio europeo del periodo post-bellico. E qua ho inserito una citazione. Il Lussemburgo era diventato Mosel-Land, l'Alsazia-Lorena era Westmark, l'Austria era Ostmark. Polonia, Lettonia, Lituania e Estonia erano sparite dalla carta geografica. A est l'impero tedesco era diviso in quattro parti: Reichskommissariat, Ostland, Ucraina, Caucaso, Moscovia. A ovest 12 nazioni erano state unite dalla Germania in un blocco commerciale europeo. Il tedesco era la seconda lingua ufficiale in tutte le scuole. La gente guidava macchine tedesche, ascoltava le radio tedesche, guardava i televisori tedeschi, lavorava in fabbriche appartenenti alla Germania. La Svizzera era l'unico paese neutrale e così era rimasta una terra di nessuno, un luogo dove incontrarsi per trattare in segreto. Questo si vedrà appunto nel corso del romanzo. Ulteriori sviluppi diplomatici avevano portato gli Stati Uniti, rappresentati dal presidente filotedesco Joseph Kennedy, a cercare di intavolare trattative di mutua cooperazione con il Reich tedesco, che dovrebbero concretizzarsi con la visita a Berlino di Kennedy in onore del compleanno del Führer. È interessante notare come, diversamente da molti altri romanzi ucronici o allo storici su questo tema, che sono ambientati in un'Inghilterra occupata dai nazisti, Harris ponga le vicende principalmente a Berlino nel 1964. E sempre differentemente da opere precedenti dello stesso genere, i cui personaggi sono inglesi, Fatherland ha come protagonista Xavier March, un detective, come ho già detto, con il grado di SS Sturmbannführer presso la Kriminalpolizei di Berlino. E si vedrà appunto, è il contrario dei perpetratori della Shoah. Xavier March è il nazista buono, è l'eroe buono che cerca di fare di tutto per salvare la memoria appunto della Shoah. Harris nutriva un profondo interesse per la storia in generale, già da tempo, da molto prima di diventare un famoso scrittore, quando lavorava come reporter, editorialista e redattore politico, ed era quasi, si può dire, ossessionato dal fenomeno del nazismo e dalla figura di Adolf Hitler. Infatti nel 1986 pubblicò Telling Hitler, un resoconto preciso sullo scandalo del 1983 concernente la falsificazione dei diari di Hitler. Cercando un approccio letterario al nazismo che fosse allo stesso tempo personale ed efficace, Harris optò poi per un thriller letterario, in quanto gli avrebbe meglio permesso di incorporare gli eventi storici contemporanei all'interno del dominio della finzione letteraria e inoltre e soprattutto di trattare una delle questioni che gli stavano più a cuore, ossia la natura segreta della soluzione finale. Il piano di Hitler di conquistare l'intera Europa
di soggiogare la Russia e costruire un terzo Reich millenario diventa appunto lo sfondo storico e geografico della storia controfattuale che Harris aveva in mente. Appunto su questo sfondo Harris ha sviluppato un thriller poliziesco di proporzioni storiche. Ciò che inizia con la scoperta di un cadavere... Scusate, c'è un allarme che è uscita, ho un problema, devo interrompere un attimo. Poverino. Deve anche evacuare, non è che vogliamo... Un allarme? Pensi che sia un allarme, sembra tipico allarme. Scusate, è partito un allarme, non so cosa sia, quindi adesso si è interrotta, spero che non Quindi ciò che inizia con la scoperta di un cadavere non identificato presto diventa la storia di una vasta cospirazione per coprire i crimini del passato tedesco. Totalmente deluso dal nazionalsocialismo, Xavier March si occupa delle indagini relative appunto a questo corpo morto annegato vicino a Schwanenwerder, un'isoletta residenziale dell'elite nazista del fiume Havel, alla periferia di Berlino. Il cadavere viene poi identificato. Si tratta di Josef Gula, uno dei membri più illustri del partito, nonché nazista della prima ora e uno dei massimi perpetratori della Shoah. March viene inoltre a sapere che un altro nazista di primo piano, Wilhelm Stuckart, è morto in condizioni misteriose. Nel corso delle indagini, March incontra Charlie McGuire, una reporter americana che è stata segretamente in contatto con Stuckart, alla quale ha promesso la storia della vita. Attraverso l'intrusione della Gestapo, che sta sempre alle loro calcagna, i due scoprono che c'è un terzo uomo, Martin Lucia, che è legato agli altri due, ma che è scomparso. March e McGuire riescono a recarsi in una banca di Zurigo a scoprire che Luther è ancora vivo. Di nuovo a Berlino, Luther contatta Charlie e fissano un incontro, ma Lucia viene colpito a morte da un cecchino prima che possa diffondere qualsiasi informazione. March comunque riesce a intercettare il bagaglio di Luther e trova una grande quantità di documenti all'interno di esso e, come aveva già precedentemente pensato, arriva a legare la morte dei tre alla conferenza del Wannsee del 1942. March e McGuire allora giungono alla villa in cui si era tenuta la conferenza e qui scoprono tutta la verità sulla soluzione finale, appunto pianificata nel 1942 e sul destino di milioni di ebrei europei che erano apparentemente scomparsi durante la guerra. Mettere al corrente il mondo intero della Shoah diventa così lo scopo principale sia di March che dell'autore del romanzo. Visto l'imminente incontro che dovrebbe portare alla firma di un trattato di mutua cooperazione con gli Stati Uniti, il regime nazista sta tentando di insabbiare tutta la verità storica dei crimini contro l'umanità e di eliminare perciò tutti coloro che erano coinvolti in prima persona in tale vicenda, ossia i cosiddetti perpetratori della prima ora, i nazisti della prima ora, Bula, Stuckart e Lucia. Marge e McGuire decidono di esportare di contrabbando i documenti dalla Germania nazista attraverso la neutrale Svizzera per rivelare al mondo le informazioni segrete sullo sterminio degli ebrei. Sotto false identità, McGuire riesce ad attraversare il confine svizzero, ma March viene tradito e arrestato dalla Gestapo. Alla fine, March riesce a condurre i suoi vecchi colleghi che l'hanno tradito verso est nella direzione sbagliata, ingannandoli, non solo per permettere a Charlie di prendere il tempo necessario per passare il confine, ma soprattutto per cercare ogni prova della Shoah. Il romanzo, infatti, è uno spoiler, ma è dovuto, si chiude con la scoperta da parte di March delle rovine del campo di sterminio di Auschwitz, ormai coperte da una fitta vegetazione. Prova inconfutabile del fatto che i documenti da loro ritrovati fossero reali e con la speranza che Charlie sia riuscita a fuggire dall'Europa e che riveli al mondo intero la verità sulla Shoah. Come dicevo prima, la figura del protagonista del romanzo, Xavier March, è particolare. Infatti, nonostante il suo status di membro delle SS, egli rappresenta il buon tedesco, il buon nazista, l'opposto del perpetratore della Shoah, che all'inizio aveva combattuto per l'onore della Germania e successivamente aveva distolto lo sguardo dagli eccessi dello Stato nazista o li aveva ignorati come parte spiacevole, seppur necessaria, della sua routine giornaliera. Ma nel corso del romanzo viene gradualmente alla luce il suo cinico distaccamento dal nazionalsocialismo e la sua coscienza sembra risvegliarsi, soprattutto quando egli viene a sapere degli orribili crimini di cui si è macchiato il regime nazista nel passato. E qua ho inserito un'altra citazione, Endlösung, soluzione finale. Endlösung, la parola martellava nella mente di March, Endlösung. Egli sembra quindi redimersi nel corso della narrazione,
e arriva a rischiare la vita per opporsi ai nazisti alla volontà di cancellare ogni traccia della Shoah e di riportare alla luce i crimini del passato tedesco e con essi la memoria di tutti coloro che furono uccisi per la sola colpa di essere nati. Già se si pensa al nome del protagonista, a differenza di tutti gli altri personaggi tedeschi del romanzo, molti dei quali persone realmente esistite o ispirate a persone realmente esistite, ai quali sono stati dati nomi tedeschi, il nome del protagonista rimane essenzialmente inglese, nonostante sia stato poi modificato in Xavier Merz nella traduzione tedesca del romanzo. La distanza iniziale generata dal nome è poi amplificata dalla sua posizione all'interno della società tedesca del romanzo. Sebbene venga più volte nominato un generale senso di scontentezza crescente delle giovani generazioni nei confronti del nazionalsocialismo, non c'è un singolo adulto tedesco che condivida il punto di vista di Merz e poi la sua resistenza nei confronti del sistema. Anzi, sono tutti devoti nazisti o spie o cospiratori che agiscono per mantenere lo status quo e il segreto della Endlösung, non in quanto peso insostenibile moralmente, ma perché metterebbe in pericolo il trattato con gli americani e di conseguenza il futuro del Reich. Sono tutti in un certo senso i perpetratori della Shoah in questo romanzo. L'unicità della posizione di Merz come eroe buono in questo allo storico Reich tedesco serve a evidenziare come il seme dell'antisemitismo e l'ideologia nazionalista sia ancora profondamente radicata in una parte della collettività, purtroppo. È Merz che rifiuta l'idea che il mito dell'Olocausto nel romanzo fosse interamente sconosciuto al popolo tedesco, anche quando uno scagnozzo della Gestapo che lo tortura dopo averlo arrestato ammette di non sapere nulla della Shoah. Qui cito: 11 milioni è il numero totale degli ebrei d'Europa che contavano di eliminare. Forse ci sono riusciti. Chissà, io non ne vedo molti in circolazione, lei? Non lo sapevo, Krebs lasciò cadere gli appunti sul tavolo, come se fossero contagiosi. Non ne sapevo niente, ma certo che lo sapeva ogni volta che qualcuno parlava scherzando di andare all'est, ogni volta che sentiva una madre dire a un bambino che doveva comportarsi bene, altrimenti sarebbe passato per il camino. Lo sapevano quando traslocavamo nelle loro case, quando ci impadronivamo delle loro proprietà, dei loro posti di lavoro. Lo sapevamo, ma non ne conoscevamo i fatti. La costruzione della soluzione finale come un segreto della massima sicurezza rimane il tema centrale del romanzo. L'atmosfera oppressiva che si respira durante tutto il corso della narrazione rimanda alle atrocità compiute dai nazisti verso gli ebrei nei campi di concentramento. Esse sono evocate visivamente da una serie di immagini di corpi mutilati che vanno dalle crude scene di autopsie alle quali assiste il protagonista alla visione macabra di un corpo schiacciato da un treno alla stazione di Gotland, fino alla descrizione della mano di Merz divenuta un grumo irriconoscibile di sangue e cartilagini durante le torture subite nella sede della Gestapo. Tutte queste immagini richiamano i corpi degli ebrei scomparsi, assassinati nei campi di sterminio. Essi sembrano essere stati dimenticati. C'è una sorta di senso di indifferenza per richiamare ciò che sottolinea la senatrice Liliana Segre nei suoi interventi. C'è una sorta di omertà diffusa che si vede appunto in questo passaggio che ho inserito. Aveva appena strappato la tappezzeria, ammuffita, vi aveva trovato una nascosta, una fotografia piegata. Era un ritratto color seppia, tutto marroni sfumati e tinte crema. Portava la data del 1929 ed era stata fatta in uno studio di Berlino. Mostrava una famiglia davanti a uno sfondo dipinto di alberi e campi. Una donna bruna guardava il bimbo che teneva fra le braccia. Il marito era in piedi dietro di lei con aria orgogliosa e una mano posata sulla spalla. Accanto a lui c'era un ragazzetto. Chi erano quelle persone? Che fine aveva fatto il ragazzo? Se l'era chiesto per anni, ma aveva esitato. Poi aveva incominciato a cercare una spiegazione. I registri della proprietà dimostravano che fra il 1928 e il 1942 l'appartamento era stato affittato a un certo Jacob Weiss, ma non c'erano dossier della polizia su nessuno di nome Jacob Weiss. Non risultava che avesse traslocato, si fosse ammalato o fosse morto. Nessuno dei giovani nell'ufficio della proprietà ricordava i Weiss. Erano spariti, Weiss, bianco, un vuoto. Ormai in cuor suo Merz conosceva la verità e forse l'aveva sempre conosciuta, ma una sera era andato comunque in giro con la fotografia con un poliziotto in cerca di testimoni e gli altri inquilini lo avevano guardato come se fosse matto, tutti, tranne una. Erano ebrei, aveva detto la vecchia megera che abitava in soffitta mentre gli sbatteva la porta in faccia. Il vuoto lasciato dalla scomparsa appunto degli ebrei si riempie gradualmente con delle prove sempre più concrete che rendono i fatti oscuri e sinistri sempre più solidi e reali.
come il mattone del finale, ricoperto di licheni gialli. E poi lo vide, semisepolto alla base di un alberello, una chiazza rossa. Si chinò, lo raccolse e lo rigirò nella mano. Il mattone era macchiato di licheni gialli, bruciacchiato dall'esplosivo, e si sgretolava agli angoli. Ma era concreto, esisteva. Marci grattò via i licheni con i pollici e la polvere color carminio. La polvere color carminio si incrostò sotto l'unghia come sangue rappreso. Quando si chinò per posarlo, ne vide altri, semi nascosti fra l'erba pallida. 10, 20, 100. È interessante notare come Fatherland sia un thriller poliziesco che si costruisce su una tensione costante tra realtà e finzione romanzesca. Per quanto riguarda il piano della realtà, nella nota dell'autore Harris spiega che molti dei personaggi che figurano nel romanzo sono esistiti veramente. I dettagli biografici che li riguardano sono esatti fino al 1942. E naturalmente dopo quella data i loro destini furono diversi. Cioè, inoltre, appunto, ci sono diversi documenti che vengono citati nel testo che sono autentici. Per esempio l'invito di Heydrich alla conferenza del Wannsee, l'ordine di Göring a Heydrich in data 31 luglio 1941. E quando è inventato qualche documento, Harry specifica che ha cercato di farlo in base ai fatti. Quindi la nota dell'autore testimonia la volontà dell'autore stesso di sottolineare la precisione con cui ha portato avanti la ricerca storica per il suo libro e allo stesso tempo mostra il suo essere consapevole del delicato rapporto tra realtà e finzione in un romanzo cronico, appunto controfattuale, quale Fatherland. Ai lettori vengono presentati diversi documenti, alcuni dei quali sono basati su fonti storiche appunto e altri prodotti da Harris, tra i quali il resoconto scritto a mano della visita di un alto funzionario nazista a Auschwitz-Birkenau durante la guerra, nel quale il reinsediamento degli ebrei nell'Europa dell'Est era solo un eufemismo usato per indicare la loro uccisione di massa. E qui ho riportato proprio la pagina, si vede dichiarazione giurata di Wilhelm Stuckart, segretario di Stato e Ministero dell'Interno. Il Führer gli aveva parlato con molta franchezza nei seguenti termini, aveva deciso di risolvere la questione ebraica una volta per tutte. Dopo che la Germania avesse vinto la guerra, nessuno avrebbe chiesto come c'era riuscita. Era necessario eliminare una volta per tutte le basi biologiche del giudaismo, altrimenti il problema sarebbe esploso e avrebbe danneggiato le generazioni future. Questa era la lezione della storia. Ci sono numerose appunto pagine su riguardanti appunto questi documenti. Vi ho messo qui appunto una piantina del campo di sterminio appunto con delle cifre precise riguardanti i convogli in arrivo appunto al campo. Ho quasi terminato. Nonostante la vittoria, il regime nazista cerca di tenere la soluzione finale segreta e di cancellarle la memoria. Quando imbarcai, lavorava sugli U-boat, c'erano molti ebrei nella nostra città e quando tornai erano tutti scomparsi. Chiesi cos'era successo. La gente diceva che erano stati trasferiti all'est per un nuovo insediamento. Il pubblico ci credevano, naturalmente. Perfino in privato era meglio non fare ipotesi. Era più facile fingere che fosse vero. Io non ci pensavo. A chi importa? Supponiamo che tutti conoscessero anche i minimi particolari. A chi poteva interessare? Avrebbe cambiato qualcosa? E qui appunto c'è sempre l'idea di questa indifferenza diffusa, omertà diffusa. Sono tutti perpetratori in questo appunto mondo cronico di Harris. Le indagini sul destino di milioni di ebrei europei non vengono ostacolate solamente dalla Gestapo nel corso della narrazione, ma anche da svariati sforzi diplomatici volti ad assicurare una pace perpetua tra Europa e America e a mettere fine alla minaccia nucleare della Guerra Fredda. Perciò la cancellazione degli ebrei e l'eliminazione della memoria vengono presentati come il risultato di processi culturali e politici che vanno ben oltre la Shoah. Svelare il segreto sulla Shoah non rappresenta la promessa di far scontrare i tedeschi precedentemente memori contro i nazisti, ma muovere il mondo contro il mondo. Inoltre, viene più volte esplicitato che l'antisemitismo virulento non è un fenomeno esclusivamente tedesco. Il presidente Kennedy, di cui ho messo un estratto, viene presentato come sostenitore non ufficiale del genocidio dei nazisti. Negli anni 30 infatti aveva consigliato ai nazisti di far sparire gli ebrei silenziosamente, quindi anche lui a suo modo è un perpetratore della Shoah, si può dire. Inoltre, nonostante venga raffigurato come un vecchio impero vulnerabile in declino, il Terzo Reich di Hitler è ancora un regime malvagio che esercita un controllo economico e politico totale sull'Europa
rimane al centro dello sguardo critico dell'autore. La sua pericolosità non risiede soltanto nella violenza fisica e nell'annientamento del nemico, del diverso, della minoranza, ma anche nei molteplici tentativi di controllare il passato, gli stessi dei purtroppo famosi negazionisti che cercano ancora oggi di negare la Shoah, mettendo in discussione il coinvolgimento di Hitler in essa, poiché non sono mai stati ritrovati dei documenti a riguardo. Harris invece mostra Hitler come diretto responsabile della Shoah, della soluzione finale, come il perpetratore per eccellenza, immaginando un terzo Reich vittorioso che vuole celare i suoi crimini contro gli ebrei, ponendo perciò l'accento sull'insostenibile peso morale di tale evento. Fatherland sembra inoltre voler mettere in discussione la capacità e la volontà del mondo contemporaneo di imparare un'importante lezione dal passato. Chiedendo al lettore di identificarsi con Xavier Mauch, costringe a fare, nel suo tentativo di smascherare la verità riguardo i crimini dei nazisti, l'autore in un certo senso lo costringe a fare i conti con la Shoah, con la triste riscoperta, seppur innegabile e indimenticabile, degli errori del passato. Ma il romanzo tuttavia suggerisce l'impossibilità di riuscire a capire appieno l'irrazionalità che stava dietro a questa tragedia storica. Infatti non vengono fornite spiegazioni riguardo alle motivazioni che si celano dietro alle terribili azioni dei nazisti. Lasciando il finale aperto, e quindi dubbio se Charlie riuscirà a cambiare la storia e a far vedere al mondo le terribili azioni dei perpetratori della Shoah, Fatherland induce il lettore a chiedersi se la consapevolezza della Shoah ha fatto una differenza nel nostro mondo reale, nonostante le guerre, i genocidi e la violenza che continuano a caratterizzare il nostro mondo. Grazie.